bellissima dal punto di vista dello spettacolo, però un punto preziosissimo che avvicina il Modena alla salvezza in maniera decisiva. È stata una partita difficilissima contro una squadra che si giocava la vita, è una squadra forte con grande fisicità davanti. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, pressavamo e abbiamo speso molto, poi in teoria mi sembra che non abbiamo mai rischiato nulla, no? Forse l'unico tiro in porta è stato quanto Manfredini l'ha toccata, non l'ha attaccata, noi abbiamo avuto qualche occasione, la solita squadra compatta, organizzata, li abbiamo subiti per 10-15 minuti a inizio secondo tempo. Non era facile. Oggi il Modena ha dimostrato che è una squadra che ha carattere, che ha cuore, un grande gruppo, non ci sono aggettivi, perché è vero, ha detto bene lei, questa non è stata una partita di grande qualità estetica, ma una grandissima partita a livello tattico, una grandissima partita a livello di abnegazione, di applicazione, perché di quel che si vuol dire, loro buttavano sta palla lunga perché avevano Filippini, Germinale, Fioretti. Quando io dicevo che avevano gli attaccanti da primi 3-4 posti non lo dicevo a caso, una squadra molto cattiva, molto fisica, però voglio dire, usciamo con un punto penso meritatissimo. E niente, siamo vicini ad un sogno che penso che nessuno di voi, né qui presente né a Modena, poteva mai pensare, che a due giornate dalla fine il Modena era, diciamo, vogliamo dire quasi salvo o al limite della salvezza. Niente, io non ho aggettivi per ringraziare questo gruppo, di cui ne sono stato fiero, orgoglioso di essere l'allenatore. Siamo al sesto risultato utile consecutivo e vogliamo rimanere imbattuti fino alla fine, quindi non incominciate a pensare che possiamo mollare di un millimetro. 5 punti a 2 giornate alla fine, 5 punti di vantaggio, sono un buon margine. Ma giocate tutto comunque domenica con il Mantova. Sì, domenica la salvezza abbiamo... potrebbe arrivare proprio al Braga, ecco, dove ultimamente l'avete fatto molto bene. Certo, e sarebbe anche giusto festeggiare al Braga con questo splendido pubblico che ci segue, comunque sarebbe meglio festeggiare davanti ai nostri tifosi. Ce lo auguriamo, sarà una settimana difficilissima dove dobbiamo essere molto presenti mentalmente, fisicamente, la settimana più importante dell'anno e credetemi anche una delle più importanti della mia carriera d'allenatore. Oggi è stata una partita molto fisica. Molto fisica, molto fisica, molto tattica. Il Modena non ha mai mollato di un centimetro. È stato sempre su ogni palla. Era una partita difficilissima anche per situazioni ambientali. Loro facevano la guerra su ogni palla. Noi siamo stati bravissimi, come vi ho detto ieri quando in fase di conferenza stampa ho detto che dovevamo tenere la linea alta, vi ricordate? Ho detto che Germinale doveva giocare lontano dalla porta e ci siamo riusciti.